Ho uno strano rapporto con la fotografia, un po' complicato. A 15 anni mi hanno regalato la prima macchina fotografica, una Bridge, e io per 3 anni ho scattato centinaia se non migliaia di foto. A 15 anni, però, i 18 sembravano incredibilmente distanti. E invece sono arrivati praticamente subito e ho dovuto scegliere. Ho la reflex o il festone. Perché l'unica cosa che vuoi a 18 anni è un festone, un mega festone in cui sentirti importante per un giorno, il tuo giorno. Insieme ai tuoi parenti, ai tuoi amici e altre decine e decine di persone elegantissime che ballano ubriache marce al ritmo di un DJ set inascoltabile, tenendo in mano una bomboniera di dubbio gusto che di lì a 2 giorni finirà nel secchio. Ovviamente, ho comprato la reflex, non c'era neanche da girarci troppo attorno. Con quella reflex ho girato i miei primi video, i miei primi servizi, le mie prime interviste, tra le altre cose. E poi, a un certo punto, mi sono stufato del digitale e ho cominciato a scattare in analogico. Ah, sta qui. Vabbè, la mettiamo. Mi ero completamente dimenticato. Per un annetto e mezzo circa, con la mia Olympus Trip 35, ho scattato, sviluppato, catalogato rullini e rullini e collezionato centinaia e centinaia di foto scattate in analogico. Mi sono stufato anche della fotografia analogica perché le foto diventavano ripetitive, banali. Per farvi capire, questa è la vista dalla finestra di camera mia e questa è la vista dalla finestra di camera mia in un altro rullino. Io cercavo nel mio piccolo di inseguire un sogno fotografico, ma la fotografia non era tanto d'accordo e così mi sentivo spesso inadeguato. Anche la mia Olympus analogica è finita a prendere polvere su uno scaffale della libreria. Insomma, avete capito di cosa parliamo oggi, no? Di fotografia, ma non soltanto, perché il nostro ospite non è solo un fotografo, ma un fotoreporter. Come al solito mi dimentico sempre di presentarmi. Io sono Pietro e vi do il benvenuto nel secondo episodio di In Alto Mare. Ma chi è Ivan Romano? Senza pensarci troppo, lascio come al solito che sia l'ospite a presentarsi. Ok, sono Ivan Romano e sono un fotogiornalista. Lavoro per un'agenzia che si chiama Getty Images, come freelance e mi occupo di temi come sia temi ambientali, cronaca e racconto, cerco di raccontare, diciamo, le storie delle persone. La fotografia è diventata, diciamo, nel tempo è diventata il mio linguaggio. Io ho iniziato con la scrittura, da piccolino con poesie e racconti brevi, che però non ho mai tentato di pubblicare. Poi successivamente mi sono approcciato al giornalismo perché avevo in casa un giornalista, un mio zio era giornalista, e poi perché ho avuto delle esperienze formative vedendo film, vedendo documentari, eccetera, che mi portavano, diciamo, verso la scrittura. La fotografia è diventata mezzo nel momento in cui ho associato il fatto che ho consumato fotografia al fatto che avevo mio nonno, aveva un'edicola e quindi io frequentando l'edicola vedevo tantissimi, soprattutto i reportage, all'epoca c'erano giornali, soprattutto Epoca e l'Europeo, dove io vedevo queste immagini e, diciamo, ho associato poi il giornalismo alle immagini che consumavo nel tempo. Poi la fotografia è cresciuta come passione associata agli studi che avevo fatto, di archeologia, d'arte, quindi sostanzialmente è venuta fuori così. Mi è sempre piaciuto raccontare cose. Per dirti, io sono cresciuto in una cooperativa con tantissimi bambini, quindi mi capitava poi di raccontare delle storielle e di allenarmi già al giornalismo. Però sicuramente la mia fortuna è stata che io sono arrivato dal giornalismo alla fotografia, quindi un po' un percorso atipico. Mi sono ritrovato nel 2009 all'Aquila durante un terremoto. Ero lì come volontario per la protezione civile, facevo il recupero dei beni culturali. Ed è proprio all'Aquila nel 2009 che capisci di dover percorrere la strada del fotogiornalismo. Ci sono arrivato anche lì per frutto di una casualità. Ero in una fase della vita particolare dove ho avuto un po' di problemi. Un'amica con cui studiavo archeologia mi disse: guarda, c'è la possibilità di venire con noi in protezione civile per fare il recupero dei beni culturali. Siccome avevo anche degli amici all'Aquila, eccetera, mi aveva molto colpito il terremoto, volevo dare una mano. Mi sono trovato lì che avrei dovuto fare 10 giorni di volontariato, sono rimasto 2 mesi e sono finito a diventare anche capo squadra dei recuperi di beni culturali insieme ai Vigili del Fuoco. E ho avuto in quel momento il contatto con un fotografo napoletano che si era occupato di fotogiornalismo ed era con noi con la Protezione Civile, a cui feci vedere degli scatti e che mi disse, insomma: ma guarda, hai occhio perché non ci provi. Ed è stato quello, diciamo, il momento in cui
la passione della fotografia si è unita al giornalismo che già facevo, a poi un'esigenza anche lavorativa, cioè nel senso è stata anche quasi un'esigenza lanciarmi nel fotogiornalismo in quel momento. Dopo L'Aquila è diventata poi una scelta professionale, cioè nel senso c'è stata la consapevolezza di dire che forse la fotografia può essere sia nel settore del fotogiornalismo ma anche poi nel settore non del fotogiornalismo una strada, e da lì poi mi sono ritrovato ad essere un fotogiornalista al 100%. Poi ma come si inizia? Cosa serve? Come si fa a diventare fotoreporter? Io ovviamente non lo so e spero che Ivan mi aiuti a schiarirmi le idee. Guarda, questo è un tema che per me è stato sempre particolare, perché io ho visto un film di Oliver Stone che mi ha colpito molto, che era El Salvador, o Salvador, non ricordo bene il titolo, insomma, che parlava dei fotogiornalisti, e io ho visto sempre questa figura del fotogiornalista come una figura difficile da realizzare, no? Perché comunque devi conoscere diverse lingue, devi partire, devi fare delle cose, insomma, anche di un certo tipo. E non avendo avuto comunque un genitore fotografo, per me era proprio una chimera questa cosa. In realtà poi mi sono reso conto che è molto più semplice di quando non avessi creduto da ragazzino. Basta avere una macchina fotografica e certo avere delle competenze giornalistiche, delle competenze anche di fondo. Devi essere un curioso che si aggiorna sui fatti dell'attualità, poi ovviamente devi cercare una collaborazione, quindi adesso questo è diventato un po' più difficile anche per ragioni economiche, forse qualche anno fa era un po' più facile, però insomma bisogna essere sempre un po' spavaldi, ecco, non farsi impressionare. Come ti dicevo, ci sono diversi problemi, perché è un'attività che ti costringe ad avere un investimento iniziale, che in certi casi può essere minimo, cioè nel senso si può decidere di partire anche con un'attrezzatura minima e provare a fare quelle cose. I problemi sono sempre gli stessi, è una capacità economica innanzitutto di avere delle attrezzature, e non solo le attrezzature fotografiche, ma diciamo dai costi per i viaggi, i costi per restare in determinati scenari, eccetera. E poi la finalità, cioè dove poi andare a piazzare questo lavoro. Quindi diciamo che da questo punto di vista iniziare è semplice, però poi puntare a determinate cose diventa un po' più complicato. Io ho dovuto reinventarmi con la fotografia sportiva e con il calcio, proprio perché purtroppo diciamo sono quei canali che ti consentono di avere quei budget che se devi partire all'improvviso per qualcosa di più grosso puoi farlo. Oggi è un po' limitante la professione, perché devi fare delle cose che magari non sono quelle che sognavi di fare. Non hai mai pensato basta, cioè ma chi me lo fa fare? Guarda, il pensiero del basta viene ogni volta che si creano delle problematiche. Allora, questo è un mestiere che non ha solo le difficoltà logistiche di cui ci siamo detti, ma crea anche delle conseguenze nei rapporti interpersonali, nei rapporti con i colleghi. Ti dà tanto, ma ti toglie forse di più. Sono tante le volte che pensi basta perché magari non ci stai dentro con gli investimenti, basta perché devi comunque avere a che fare con dei rapporti umani. Un mestiere totalizzante che ti porta a frequentare persone che fanno la tua stessa cosa, però è difficile che si possano creare rapporti di amicizia perché si è tutti un po' competitor. Poi c'è un altro aspetto che è quello del ritorno, soprattutto quando fai qualcosa all'estero di particolare, torni in un contesto in cui magari immagini il tuo lavoro possa essere determinante per indirizzare, diciamo, per creare un'opinione, però magari c'è gente che non se ne frega e tu arrivi proprio ad avere un senso di rigetto. Continui perché il tuo linguaggio, e lo fai perché hai un bisogno endemico di raccontare. Per quanto mi riguarda c'è anche un po' di sogno, un po' di pretesa, ecco, che quello che vai a fare possa aiutare realmente qualcuno, sia le persone che racconti, ma anche le persone che poi vengono a contatto con quelle storie. Quindi questo forse resta la cosa più importante, cioè avere la consapevolezza e un po' la pretesa di poter essere utili alla società. Avere il mezzo giusto o anche padroneggiare un linguaggio però non sempre basta, se no poi vi ritrovate come nel mio caso con 46 foto scattate dalla finestra della vostra stanza. Serve qualcos'altro, bisogna avere quello che Ivan chiama il bisogno endemico di raccontare. Questa espressione, che trovo particolarmente bella, coincide in parte, se non diciamo per la maggior parte, con la mia idea di urgenza, di esigenza narrativa. La mia esigenza
è quella di capire come vivono le altre persone questo senso di smarrimento che caratterizza i nostri tempi. Questo è uno dei temi che mi interessa di più e questa serie di video ne è la prova, ma come si fa a scegliere un tema, un soggetto per un reportage? Allora, io credo che il fotogiornalismo per un freelance, cioè per chi può scegliersi dei temi, sia il frutto di un'analisi, diciamo, derivante dalla propria esistenza. Cioè, quindi dei temi che tu nel corso della tua vita hai toccato, hai sfiorato, o che comunque tu senti come qualcosa con cui ti vuoi rapportare. Facendo questo sunto, insomma, riesci poi a scegliere delle tematiche. Poi è normale che ci sono anche delle cose che tu segui per ragioni prettamente commerciali. Io sono fortunato nella disgrazia del freelance. Un fotografo famosissimo, Ferdinando Scianna, dice il freelance sostanzialmente è un disoccupato, però io dico è anche una persona che può scegliersi quello che vuole raccontare con grande libertà, facendo ovviamente spesso dei calcoli anche di sussistenza. E come decidi cosa scattare? Io sono molto impulsivo, però mi piace che un soggetto diventi tale nel momento in cui si mette in piano una serie di cose, cioè quello che osservo e quello che sento. Poi è normale che quando tu hai delle esigenze di racconto particolare cerchi anche un po' di costruire, senza mai alterare il soggetto che vai a riprendere, però cerchi un attimo di costruire il racconto, cioè di mettere insieme una serie di scatti che ti possano essere utili nel racconto. Però devo dire che io preferisco un po' più l'emotività. Questo può essere un limite a livello professionale, perché spesso quello che è emotivo per te potrebbe non essere emotivo per un altro. Però poi alla fine l'esperienza ti consente comunque di tirar fuori il lavoro. Penso che sia il giusto equilibrio, cioè quello di tenere sempre bene presente la storia che stai raccontando e metterla cercando di esporla con emotività. Ammetto che io ho sempre vissuto la vita come un'esplorazione. Sono vissuto in collina, però guardavo la montagna. Quando sono arrivato sulla prima montagna, guardavo la montagna dopo. Cioè mi piace esplorare, quindi mi piace molto osservare quello che c'è nei vari contesti. Ammetto che i miei viaggi principalmente si sono occupati di migrazione, quindi anche il rapporto che si crea tra le persone in viaggio e gli ambienti sono, diciamo, probabilmente le cose che ho guardato immediatamente. Poi c'è un approccio artistico, quindi ovviamente l'architettura, proprio gli spazi, ecco, gli spazi e le persone sono le cose che mi interessano maggiormente. Poi la cosa curiosa è che ho notato che nei miei lavori, quando progetto un lavoro all'estero, in genere i primi giorni sono quelli che riesco a produrre cose che a me piacciono di più. Oggi tutti scattano foto continuamente e a qualsiasi cosa. Parallelamente assistiamo da un po' di tempo a una significativa crisi del mondo editoriale. Alla luce di ciò, com'è cambiato il lavoro del fotoreporter? Guarda, allora, io professionalmente arrivo già con il digitale. Sono tra quelle persone che sono state avvantaggiate, perché il digitale per forza di cose ha abbattuto dei costi e anche dei saperi che erano necessari con l'analogico, anche se scattavo già in analogico io. Il mio approccio è di fotografo analogico, cioè quello un attimino più accorto alle 36 pose. Oggi invece con il digitale c'è una grande opportunità. Immagina dover inviare una fotografia di uno scontro di tafferugli successi in piazza a Genova durante il G8. Quello lo dovevi prendere il rullino, affidarlo a un capotreno, quel capotreno doveva portarlo a Roma, doveva essere sviluppato, stampato. Il digitale dà delle grosse opportunità e a me interessa più quello che dagli aspetti negativi. Sì, ok, molti possono fare fotografia, ma quello è un aspetto che non mi riguarda nella fase professionale della produzione. A me interessa che il digitale mi dà delle possibilità migliori, più rapide. Poi dobbiamo affrontare gli aspetti sociali, che quelli sì mi preoccupano, premettendo che ho mia madre che è edicolante. Mio nonno era strillone, quindi con i giornali abbiamo questo rapporto endemico. Però io vado un po' in controtendenza. Robert Capa, pochi mesi prima di morire, durante una riunione della Magnum, in un momento di silenzio, se ne uscì una frase dicendo più o meno: dobbiamo reinventarci questo lavoro in crisi. Parliamo degli anni 50, cioè in un periodo in cui
C'erano state delle trasformazioni tecniche sulle attrezzature, ma che diciamo era all'inizio del fotogiornalismo. Quindi se già lui negli anni 50 diceva questo lavoro è in crisi, secondo me la crisi del settore editoriale non si può classificare, nel senso che è quasi eterna, è stato sempre in crisi. Il vero problema è che oggi non si consuma la parte materiale dell'opera. Quando non si consuma la parte materiale dell'opera, cioè quando tu osservi qualcosa in maniera digitale, lo fai secondo me con meno attenzione. Almeno io sono un feticista dei libri, non riuscirei mai a leggere un libro su un Kindle, però mi rendo conto che sfogliare un'enciclopedia non è solo trovare quel tipo di voce, ma ti fa vedere tutto quello che c'è attorno. Così è un po' pure con la materialità, cioè tu l'articolo sul giornale lo devi trovare, invece se tu digiti su Google ti arriva da te quello che ti interessa. Poi scompariranno gli edicolanti, scompariranno il cartaceo, probabilmente scomparirà, ma questo non significherà la morte del giornalismo, significa una trasformazione. Diventeremo tutti più esperti di poche cose, presumibilmente esperti di poche cose. Oggi io mi trovo a vendere nei rendiconti, quando mi arrivano delle vendite delle mie fotografie, immagini a 30 centesimi. Con il cartaceo questo non sarebbe mai potuto accadere. È vero, magari avrei venduto di meno, però con qualità più alte, cioè con ritorni più alti. Se io vendo sempre a 20 centesimi, dopo 6 mesi non potrò andare a raccontare di migrazioni o imbarcarmi su una nave di una ONG dove ci sono dei costi. Lo potranno fare soltanto soggetti che hanno grandi capacità economiche. E questo mi porta a fare un'altra riflessione. La crisi dell'editoria penalizza le classi che non hanno capacità economica. È un rischio reale quello della crisi dell'editoria, ma si risolve in una maniera. Le persone devono comprare giornale e devono leggere. La crisi dell'editoria è crisi della società. Credo sia giunto il momento di scavare un po' più a fondo tra i lavori di Ivan. Ce n'è uno che mi ha subito incuriosito. Un grosso progetto sulle tradizioni dell'Italia meridionale. Voglio assolutamente saperne di più, perché di feste caratteristiche ce ne sono davvero tante. Io mi sono appassionato alle feste religiose per un film di Nino Manfredi che è da Per Grazia Ricevuta, e ho iniziato così per gioco a cercare di indagare quell'aspetto, non avendo avuto esperienze dirette con la religione di quel tipo. Non vengo da una famiglia praticante, quindi ho visto qualche processione di San Matteo, ecco, però non ho mai partecipato in maniera attiva e diciamo ero incuriosito da questo aspetto e ho iniziato a indagare, diciamo, le prime processioni, studiando poi le varie cose che c'erano da studiare. Mi sono reso conto che poteva essere interessante ricercare un rapporto tra la festa e il ritorno, soprattutto in ambienti piccoli, in feste piccole. Volevo capire perché c'era questo bisogno di ritornare nel proprio paese per portare il santo. E io mi sono iniziato, diciamo, ad appassionare a questo tema, perché mi era caro un tema legato alla globalizzazione, soprattutto ai movimenti non global, diciamo, della fine degli anni 90, che erano quelli che mi hanno visto attivo da ragazzino, diciamo. Ho messo insieme queste due cose, il tema del documentario che mi è sempre interessato, in un contesto che io non conoscevo totalmente, perché era quella delle festività religiose che non frequentavo, associato però poi a un fatto di attualità, cioè un ritorno ai paesi di origine, che potevano essere una sorta di ritorno alla magia, no? Nel senso antropologico del termine. E quindi ho messo su questa cosa, e mano a mano ho seguito una serie di festività, di riti molto interessanti e particolari. Il più particolare? Da un punto di vista del rito, a me piacciono molto i riti arborei, che sono queste festività legate agli alberi, al matrimonio degli alberi, che sono antichissime, risalgono al periodo dei Longobardi. È una commistura, diciamo, di tradizioni sia classiche che, tra virgolette, barbare. E sono molto interessanti perché sono forse quelli più genuini, cioè nel senso che tu devi andare in montagna a tagliare un albero di 40 metri e portarlo a forza di braccio in paese, insomma, capisci che là c'è... Non c'è un aspetto teatrale della festività, ma c'è qualcosa di sentito, che fa comunione, che fa appartenenza. Quindi a me interessa molto quell'aspetto e sono quelli che mi piacciono di più. Però ovviamente ci sono tante feste particolari, tra le più note e le meno note, che devo dire è sempre un piacere indagare, perché poi ognuna
c'ha una caratteristica. Ogni paese, ogni festività ha una sua caratteristica. La prima è quella di dire una festa così dalle altre parti non c'è. Quando poi in realtà ti rendi conto che più o meno c'è sempre la stessa partecipazione, eccetera. Però ovviamente ci sono tante cose particolari. San Domenico a Cogullo, questa statua che esce e viene sormontata dai serpenti, perché là c'è un rito legato ai serpari, prendono questi serpenti, li tengono in casa per un mese, è molto particolare, insomma, come fai a non restare così, con quel senso di meraviglia? E poi i riti di sangue, soprattutto quelli pasquali legati, diciamo, nell'area calabrese, dove io ho trovato una grande genuinità, anche se ovviamente poi il rito nel corso del tempo si è trasformato, però c'è un grande attaccamento, diciamo, a quella tradizione, una grande partecipazione anche religiosa, se vogliamo. Sappiamo bene che i riti di sangue adesso in Italia non sono molto ben visti, quindi c'è anche il rapporto difficile proprio con la Chiesa. Ci sono tante cose interessanti, insomma, è difficile sceglierne una. Due temi collegati tra loro a cui Ivan tiene particolarmente sono ambiente e migranti. Sono temi di stretta attualità, ma dal forte impatto emotivo, visivo, anche mediatico, certo. Ma perché proprio questi due temi? Io credo che il fotogiornalismo debba essere un'attività militante. Siccome noi siamo lì a dover raccontare delle persone e dobbiamo trattare dei temi che per forza di cosa devono essere utili e devono rappresentare anche un momento di rottura. L'ambiente per me è stato sempre un elemento di fascino e interesse sia dagli studi di archeologia, ma proprio perché mi piace l'osservazione. E effettivamente, se mi dici andiamo a dormire in albergo, io ho dei problemi. Se mi dici andiamo a passare una notte in montagna, sono felicissimo. Quindi per questo poi è diventato un elemento cardine. E oggi ancora di più, perché i temi ambientali, soprattutto della salvaguardia, dei problemi legati ai cambiamenti climatici, le varie fonti di inquinamento, noi ne abbiamo avuto esperienza diretta in Campania con la terra dei fuochi e altre situazioni, insomma. Io penso che siano temi centrali. Diciamo c'è un bisogno di raccontare le persone. Ambiente e soprattutto migrazioni sono in stretto collegamento e rappresentano anche delle ingiustizie. E quindi le ingiustizie fondamentalmente devono essere raccontate, perché dobbiamo creare una coscienza che possa dare più giustizia sociale. Per me il fotogiornalismo è militante, anche se qualcuno mi darà del matto. Quindi per questo ho ambiente e migrazioni. Quest'anno compio 25 anni. È da quando sono piccolo che sento parlare di ecologia, migrazioni e non soltanto. Non credevo che avrei mai usato questa espressione, però in Italia è difficile trattare certi temi perché il dibattito è incredibilmente polarizzato e gestito non nel migliore dei modi. C'è sicuramente un concorso di colpe e io sicuramente sono la persona meno adatta a snocciolare un discorso così complesso. Tuttavia, credo sia davvero assurdo che dopo tanti anni si faccia ancora fatica a trattare nel modo giusto questi argomenti. Ma perché? Perché innanzitutto il fotogiornalismo, il giornalismo in generale, non è più percepito come una verità. Negli anni 70 il Vietnam è stato risolto dai reportage di guerra. Quei reportage hanno permesso all'opinione pubblica americana di andare in piazza e di convincere poi, dopo anni, che quella guerra era ingiusta. Oggi non c'è più questa percezione e soprattutto il giornalismo si è trasformato. È diventato più una narrazione dei fatti, è diventata una narrazione di idee pregresse. Cosa voglio dire? Non è il problema tanto dei giornalisti, ma in un mondo in cui i social ti portano ad essere autoreferenziale, si tende a porre la persona al di sopra della storia. Ma io ti parlo proprio anche come lettore, non solo da parte di chi produce storie o di chi le racconta, perché poi non tutti si antepongono alle storie. Però poi viene percepito prima il soggetto che la narra e poi la storia. Questa cosa fa sì che io, se racconto di migrazioni, vengo percepito come un simpatizzante dei migranti, divento capo ultras, la tematica diventa da tifoseria. E per me questo è stato anche un errore del giornalismo. Questi temi spesso vengono eletti
tratti come bandiere. Chi la pensa in maniera diversa da me non verrà mai a seguirmi, non si appassionerà mai a quelle storie. Cioè, so, invece di portarle alla massa, le sto riducendo a quelli che la pensano come me. Quindi per me questo è un problema necessario. Noi fotogiornalisti dobbiamo essere degli attivisti, ma non delle storie in sé, ma del bisogno di raccontare quelle storie e di farle arrivare in un certo modo. E dobbiamo andare a parlare con chi non la pensa come noi. Il tempo dei social ha depotenziato, diciamo, il racconto. Al di là del fatto che tutti possano raccontare, le persone diventano più importanti di quello che raccontano. Diventano il personaggio televisivo che va a parlare di immigrazione, diventano il personaggio televisivo che va a parlare di Covid. Quindi questo è un tema molto particolare. Un fotoreporter, lo avrete capito, viaggia molto per lavoro. Non tutti i viaggi sono uguali e ce n'è uno a cui Ivan è particolarmente affezionato. C'era stato un attimo di pausa perché dopo il boom del 2015-2016, dove ho seguito tutta la rotta balcanica, la comunità europea aveva deciso di finanziare la Turchia per bloccare un po' quella rotta. Dopo un paio d'anni, insomma, di un po' in sordina, erano venute fuori alcune storie tra la Bosnia soprattutto, ma anche le isole greche. All'inizio del 2020 ho ripreso i viaggi sulla rotta balcanica con storie un po' più specifiche, quindi non so, i tentativi in Bosnia di entrare in Slovenia, in Croazia con il The Game famoso, no? Se ne è parlato tantissimo. E legato a quell'esperienza è arrivato un viaggio particolare, che è quello di Lesbos, dove non solo sono entrato in un campo profughi, quello di Moria, che adesso non c'è più perché è stato incendiato ed è stato trasferito, un campo profughi dove c'è il più alto tasso di suicidi infantili. Il primo giorno che siamo arrivati ci sono stati 3 morti accoltellati la prima notte. L'impatto emotivo in quel campo è stato particolare, perché io ho fotografato sempre campi di transito. A Lesbos invece, a Moria in particolare, le persone con cui parlavo erano persone che erano lì e aspettavano, cioè non dovevano transitare, erano lì ferme, alcuni da 2 anni in attesa di un'intervista. Quindi quello sicuramente è stato il viaggio più interessante da un punto di vista emotivo, perché poi sono venuto a conoscere delle storie allucinanti, dei veri e propri campi lager dove noi parcheggiamo queste persone, noi, parlo della comunità europea, e li teniamo là bloccati, e poi ci chiediamo come mai sia il campo con il più alto tasso di suicidi infantili al mondo. Ma non solo per questo, ma perché si è creata una sintonia con le persone con cui sono andato a fare quel viaggio e si è creata una grande sinergia. Poi abbiamo trovato delle persone sul posto che ci hanno accompagnato, che ci hanno dato un grande sostegno. Lo ricordo con particolare emozione perché durante quel viaggio ci fu una protesta di migranti, protestavano contro le condizioni del campo di Moria, creato per ospitare circa 1000 persone, ma arrivata a 15.000 ospiti. Ma soprattutto perché questi aspettavano 2 anni per poter richiedere i documenti di rifugiati. E durante questa protesta ci sono stati degli scontri, la polizia ha respinto i manifestanti che volevano semplicemente raggiungere la città di Mitilene, e da questi scontri, insomma, è uscito fuori cose allucinanti. Delle scene tra cui forse la fotografia a cui sono più affezionato, quella di una bambina che piange terrorizzata. C'erano persone che ti sostenevano, che ti sono state a fianco, che hai parlato, hai conosciuto delle persone, delle storie di un certo tipo. Per me sono sicuramente elementi di grande importanza in un viaggio, quindi lo ricordo con grande piacere. Come va? Spero che il video vi stia piacendo, e vi rubo soltanto davvero 2 secondi, è una cosa che odio fare ma devo farla, per ricordarvi di mettere mi piace se il video vi è piaciuto, non mi piace se non vi è piaciuto, commentare, condividere con chi volete, dove volete, e di attivare la campanella. L'altra volta mi sono dimenticato, ma è importantissimo, perché con la campanella sarete sempre aggiornati sull'uscita dei nuovi episodi. Finiamo questa marchettata e torniamo a noi. Siamo arrivati finalmente all'ultima domanda, la domanda di rito che dà il titolo a questa serie di video. Siamo o non siamo in alto mare? Sì, siamo in alto mare e io sono molto pessimista. Quella che veniva definita un po' come l'egemonia culturale, no? Oggi abbiamo un'egemonia culturale basata sulla colpevolizzazione, non dei poveri, ma diciamo di chi non riesce. Oggi se sei tu migri, sei colpevole. Questa cosa per me mi fa dire sì, siamo in alto mare e siamo in altissimo mare. Io ho fatto nuoto nella mia vita,
tra tanti sport, e c'era un allenatore che mi faceva nuotare vestito. Molte persone non si rendono conto cosa significa ritrovarsi in alto mare vestito con le scarpe. Inviterei le persone che parlano di migrazione, di taxi del mare, di statene a casa, di irresponsabilità, a provare a nuotare a mare magari dopo 2 settimane che non si è mangiato, cioè con l'esigenza, cioè, di dover raggiungere una terra per vivere meglio. Diciamo sì, siamo in alto mare perché oggi purtroppo c'è un desiderio di colpevolizzare. Se noi riusciamo a superare l'idea che chi non riesce nella vita non è colpevole, forse riusciremo anche ad avvicinarci alla costa, altrimenti l'alto mare è inevitabile. Prima di concludere il video, lasciate per favore che vi ricordi una data. Il 18 agosto 1839 è la data in cui viene presentato al pubblico il daguerrotipo. La folla parigina incredula assiste alla nascita della fotografia. Verrebbe logico pensare che la prima fotografia risalga al medesimo anno. E invece no, risale a 13 anni prima. Curioso. Dopo anni e anni di esperimenti più o meno falliti, nel 1826 Joseph Nicéphore Niépce riesce per la prima volta nella storia a riprendere un'immagine e ad imprimerla su un supporto. Il supporto era una lastra di stagno e ci vollero circa 8 ore di esposizione. E io posso solo immaginare l'ansia di Niépce, no, forse l'ho provata quando aspettavo che il laboratorio sviluppasse i rullini, che poi nel mio caso uscivano delle foto veramente brutte, come la vista dalla finestra di camera mia. Ma voi ve lo immaginate Niépce, il nonno della fotografia, che dopo anni di esperimenti, una malattia che lo avrebbe portato di lì a poco alla morte, dopo 8 ore di esposizione, rimuovere la lastra di stagno e vedere un'immagine brutta, storta ed esposta male? Sì, la prima fotografia della storia, infatti, conosciuta oggi come Point de Vue du Gras, non è altro che la vista dalla camera della casa di Joseph Niépce a Le Gras. 13 anni dopo quel buffo tentativo, la fotografia sarebbe nata ufficialmente e avrebbe davvero cambiato il mondo. Credo che ognuno di voi sia libero di trovare in questa piccola storia che vi ho raccontato la morale o l'insegnamento che ritiene più giusto, a patto che ce ne sia uno. Non voglio dire una parola di più. Io vi ringrazio infinitamente, come ringrazio infinitamente Ivan Romano, a cui lascio la parola perché ha un piccolo messaggio nella bottiglia per voi. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Allora, il mio messaggio nella bottiglia è rivolto soprattutto ai giovani, che secondo me sono il vero motore. Potrebbe suscitare curiosità. Oggi la curiosità può salvarci. Se siamo curiosi, possiamo interessarci a storie diverse e possiamo cercare di migliorarle quelle condizioni. Quindi il mio messaggio è questo, quello di essere curiosi, di trovare sempre una storia che ci possa toccare, di cercarla proprio, e in base a quello poi fare le scelte di vita. Molto bene. Grazie Ivan, ce l'abbiamo fatta. Dovrai tagliare tutto. No, no. Il lavoro. Scusa. No, non te...